Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Caroline Smith è stata ospite di Francesca Fialdini per un'intervista nel corso di Da Noi, a ruota libera su Rai 1. La coreografa e presidente di giuria di Ballando con le Stelle si è raccontata a 360 gradi e ha inevitabilmente affrontato il tema del tumore contro il quale combatte dal 2015. Caroline Smith negli anni ha scelto di condividere anche via social la sua battaglia. Ha raccontato i momenti più difficili, ogni volta che il male si è ripresentato, la ricerca di una forza interiore che non le è mai mancata, per ricominciare ogni volta a combattere. La scelta di raccontarsi l'ha spiegata a Francesca Fialdini, c'è un grande tabù in Italia sull'argomento. Molte donne famose si nascondevano oppure evitavano l'argomento. Invece io, scozzese, abituata con la mia famiglia a parlare di tutto, anche di malattie gravi, ho pensato che potesse essere anche utile per altre donne parlarne. Caroline Smith ha sempre parlato con affetto e gratitudine dell'amica Milly Carlucci, lei è il mio sostegno, ha sottolineato, mi ha salvato la vita. I momenti difficili non sono mancati, se voglio piangere, mi isolo, piango un po', ha svelato, e poi mi rimetto in marcia. All'intruso dico, hai sbagliato persona, io ti combatterò fino alla fine. La tua. Parole che hanno fatto emozionare anche la conduttrice. Milly Carlucci ha ricambiato l'affetto di Caroline Smith e le ha inviato un videomessaggio dicendo, Caroline, tu sei la nostra regina. Potrei dire imperatrice, partner in crime in questa bellissima avventura che è Ballando con le Stelle. Non mi stanco mai di dirlo, ti voglio tanto bene, ti stimo immensamente, sei una parte importante della mia vita e del mio cuore. Caroline Forever. 8 mesi fa la coreografa ha scoperto che il suo male era tornato per la terza volta. Questa volta è stato leggermente diverso dalle prime due volte in cui ero più incosciente, ha spiegato, intervistata da Bruno Vespa, invece questa volta ero cosciente di quello che stavo facendo. Mi hanno già avvisato che con questo nuovo farmaco che è abbastanza tossico mi sarebbero caduti i capelli. Allora meglio prevenire, rasandoli. Poi ha aggiunto. Mentre faccio questo percorso, voglio aiutare altre persone che sono nella mia stessa situazione a capire il valore della vita, del tempo. Non bisogna mai perdere un'opportunità. Al termine dell'intervista con Francesca Fialdini, Caroline Smith ha mandato un messaggio a tutte le donne che come lei ogni giorno affrontano il calvario della malattia, io sono una combattente, se ho un problema penso alla soluzione. Da 8 anni il tumore si nasconde e poi torna. Ma se mi concentro su questo perdo tempo, che per me è ancora più prezioso. A volte mi sento stanca, ma mi aiutano i miei 3 cani. Mai vergognarsi della malattia, ma combattere. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.